Ci sono migliaia di motivi per non andare mai a mangiare nei fast food. Uno dei tanti è la scarsa pulizia. E se non ci credete, guardate che cosa hanno trovato queste persone nel loro menù. Feed Your Brain presenta 10 cose disgustose trovate nel cibo dei fast food. Coltello nel panino. Iniziamo subito con la storia di Martin Werner, un 52enne della Cornovaglia che si era recato insieme a sua moglie da Subway per il pranzo. Appena dentato il suo panino, sentì qualcosa di duro sotto i denti e ci trovò dentro un intero coltello. L'uomo fece subito un esposto al servizio consumatori e in cambio gli venne proposto un risarcimento di 50 sterline, ma solo se prima avesse reso il coltello. Testa di gallina nei Mighty Wings. Nel 2000 una madre di Newport in Virginia trovò nelle Mighty Wings di McDonald's, che aveva ordinato per i suoi due figli, una testa di gallina. La cosa fece molto scalpore al tempo e portò la donna a chiedere al fast food un risarcimento di $100,000. L'azienda, per tutta risposta, si offrì al massimo di rimborsare il pasto alla donna e fece partire un'indagine interna. Molla nella quesadilla. Nel 2015, Aya Zaremba, una donna di San Marcos in California, stava addentando la sua quesadilla quando sentì qualcosa di metallico tra i denti che si rivelò essere una molla, finta chissà come nel suo pasto e addirittura cotta con esso. Per l'accaduto, alla donna fu offerto un rimborso di $2. Cerotto nella pizza. Nel 2011 Ken Briexa di Balsam Lakes, New York, stava mangiando la sua fetta di pizza ordinata da Pizza Hut, ma improvvisamente iniziò a sentire in bocca qualcosa di appiccicoso e di consistenza simile a tessuto. Quando sputò quello che stava mangiando, si rese conto che nella pizza era presente un cerotto usato. Fortunatamente per l'uomo e per il fast food, il cerotto non era infetto. Antidolorifici nei panini. Nel 2010, in un Burger King di Jacksonville, in Florida, un uomo scopre sconcertato che all'interno del suo panino c'è una strana pillola che si rivela in seguito essere a base di idrocodone, un antidolorifico con importanti effetti collaterali sulla salute. La successiva scoperta di un'altra pillola simile nel panino di una ragazza fece partire una indagine della polizia che portò all'arresto di Woody Daclaw, un impiegato del Burger King che confessò di aver messo le pillole nei panini per intossicare i clienti. Fazzoletto nel pollo fritto. Nel 2014 Oliver Allam, un bambino di 7 anni di Newcastle, trovò un'amara sorpresa nel suo pollo fritto comprato da KFC. Infatti mentre mangiava sentì qualcosa di strano nella bocca che si rivelò essere un fazzoletto di carta blu usato per pulire la cucina e poi impanato e fritto insieme al pollo. Per tutta risposta il fast food offrì semplicemente un pasto gratuito al bambino. Lucertola nel latte. In questa lista di fast food non si salva nemmeno Starbucks per una vicenda accaduta nel 2015 a una donna dell'Arizona che mentre beveva il suo latte caldo si ritrovò in bocca una lucertola morta. La lucertola era finita chissà come nel bicchiere ed era morta durante la preparazione. Nonostante la figuraccia, la politica del fast food fu semplicemente quella di scusarsi con la donna e proporle un rimborso di $1. Scarafaggio nella torta di patate. Nel 2012 un uomo si era recato la mattina presto a fare colazione da McDonald's e nonostante il locale ci fosse poca luce, l'uomo riuscì a intravedere qualcosa di strano nella torta di patate che stava mangiando. Così l'avvicinò alla luce e scoprì sconcertato che si trattava di uno scarafaggio schiacciato. Secondo l'uomo, quando fece notare la cosa al direttore, questo non gli sembrò molto dispiaciuto e si offrì semplicemente di rimborsare il pasto. Sangue umano nei taco. Brianna Ralston, una donna di Louisville, aveva ordinato di taco da Taco Bell per lei e sua figlia, ma mentre li stava mangiando si rese conto che su uno di questi c'erano delle macchie rosse molto simili a del sangue. Quando chiese spiegazioni al direttore le venne risposto con molta tranquillità che effettivamente una commessa si era tagliata un dito e che quindi quello che aveva trovato nei suoi taco era davvero sangue. Topo morto nel caffè. Nel 2014 un uomo canadese di nome Ron Rice si era recato come ogni mattina a fare colazione da McDonald's e come ogni mattina aveva preso il caffè e lo aveva bevuto fino in fondo. Quando però aprì il bicchiere si rese conto che all'interno c'era un topo morto con tanto di escrementi che galleggiavano nel caffè rimasto. Per me questa è la cosa più disgustosa in assoluto che si può trovare nel cibo di un fast food. E per voi? Vi è mai capitato di trovare qualcosa di strano nel vostro cibo? Cosa avreste fatto al posto di queste persone? Fatemi sapere nei commenti!